E se vi portassi dentro il corridoio di Sant'Agata a partire da quella scala che non sappiamo se ci sarà ancora, se rimarrà, dentro in quell'ultimo corridoio rimasto com'era quando il carcere si è spostato in via Gleno e che non sappiamo se rimarrà, come rimarrà, un luogo di memoria per la nostra città. E vi portassi dentro la cella comunità a guardarla per un'ultima volta. Per un'ultima volta guardare quella carta di Bergamo degli anni 30 con quei fili rossi dell'antifascismo, storia ininterrotta nel nostro paese, nella nostra città, ma che spesso si insabbia, invisibile, clandestina. Se continuassi a girare, fermandomi su questa griglia, che chissà se ci sarà ancora, e vi portassi dentro la cella che sta intorno alla parola corpo, a guardarla così, lunga, il gioco di luci, gli oggetti trovati nei sotterranei del carcere attuale di via Gleno, tracce materiali del passato che ci ricordano quanto mettere il proprio corpo nella storia sia stata un'eredità preziosa degli uomini e delle donne che hanno fatto la resistenza, che hanno deciso di dire basta all'indifferenza, al perbenismo, alla passività. Se ritornassi nel corridoio, scorressi veloce la mostra che anche per questa chiusura la Fondazione Memoria della Deportazione ha voluto darci, perché la memoria non se ne vada, perché la Fondazione Memoria della Deportazione è stata con noi in tutta questa esperienza, al nostro fianco, per dire che questo luogo è memoria. E passassi veloce in questa cella, intorno alla parola comunicare, e lì, sotto la frase di Giulio Fiocchi, ricordassi l'aiuto, la testardaggine della sua figlia, Maria Teresa, a cui dobbiamo la realizzazione di questa mostra. E vi portassi in silenzio, vicino a queste lettere, quelle che tenevano il filo con il fuori. Lettere che chiedono piccoli gesti quotidiani, quelli in cui gli ideali della lotta diventano vita vissuta. E se vi portassi ancora, inseguendo il corridoio, in questo famoso corridoio di cui chissà cosa diventerà, nella cella che racconta la storia delle donne, dentro la lotta per la libertà del nostro paese, se ve le facessi vedere tutte qui, quante storie non raccontate, raccontate male, che ancora aspettano un archivio in città, che faremo prima o poi, riusciremo a fare. E se poi vi portassi per un'ultima volta nella cella che abbiamo chiamato l'altro, in cui la violenza del nazifascismo si misura nella violenza sui corpi degli altri. A rivedere per l'ultima volta quello che abbiamo definito il memoriale della Shoah di Bergamo, quella piccola immaginetta in cui si affollano i nomi delle donne deportate perché cittadine ebree dalla nostra città, insieme ai loro figli, a quelli che non hanno firmato, a quelli che forse erano già separati da loro perché a 12 anni in un carcere si è considerati uomini
e staccati dalla propria madre, in attesa di finire ad Auschwitz. E se vi raccontassi l'ultima cella, quella che abbiamo chiamato luogo? E l'abbiamo chiamata luogo perché da questa cella abbiamo voluto chiederci, con la lettera di Giuseppe Sporchia, condannato a morte della Resistenza, se vogliamo che questo luogo resti luogo di memoria di quegli uomini e quelle donne che avevano una fiducia infinita nel futuro, dentro il quale vedevano la realizzazione dei propri sogni, per il quale battersi e rischiare se stessi. Quegli uomini e quelle donne che ci hanno lasciato in eredità, senza nemmeno vederlo, il paese in cui noi, giovani e vecchi, siamo nati o continuiamo a vivere liberi.